posso anche dire che mi emoziona per il fatto che ogni tanto fanno vedere delle immagini dove impreco, dove magari uso anche certi epiteti, no? Tutti ricorderanno questo famoso Strunz, che è un ragazzo che si chiama così. Però il fatto di essere stato anche molto educato e rispettoso di tutti, specialmente anche di tutti i vostri colleghi, credo che è un fatto che mi venga riconosciuto e sono onorato di questa circostanza. Il premio Fair Play Menarini riesce a far emozionare anche il trap nazionale, che di targhe e riconoscimenti ne avrà avuti nella sua lunga carriera da allenatore. Giovanni Trapattoni era dunque tra i premiati di questa edizione, la numero 22 del premio, ospitata per il sesto anno consecutivo a Castiglion Fiorentino. Un lungo elenco di big dello sport che si sono alternati sul palco. Tra loro Carolina Kostner e Marco Dolfin, il chirurgo che è rimasto paralizzato dopo un terribile incidente, ha continuato ad operare grazie ad un esoscheletro ed è diventato un campione paraolimpico di nuoto. Il fair play io lo reputo una cosa di tutti i giorni, il rispetto che ho verso me stessa, il rispetto che ho verso gli altri, verso il mio corpo mentre mi alleno. Avendo una mente abbastanza competitiva, mi è sempre interessato fare sport ad alti livelli e ho avuto una possibilità in maniera un po' indiretta, ecco, con l'incidente, di arrivare anche a livelli di competizione internazionale, quindi insomma abbiamo sfruttato un'opportunità che forse non era così tale. Però devo dire che il fatto, insomma, di tutte le competizioni, ecco, che mi ha dato la possibilità di fare è stata una bella opzione, una bella esperienza sicuramente.